Buonasera a tutti. Grazie della vostra presenza qui. Sono felice di contribuire a inaugurare questo spazio e spero che sarà il primo di molti altri spettacoli. Questa non è la periferia, l'ultima periferia, ma è un nuovo centro attraverso il linguaggio della cultura e della musica. Secondo me potrebbe essere veramente un momento di rilancio dei quali tutti quanti abbiamo un gran bisogno. Il concerto di questa sera è uno spettacolo vero e proprio. Ci piace molto il fatto che sia la storia di Ulisse. La storia di Ulisse come storia dell'anelito al ritorno a casa. E lasciatemi dire che stasera, con grande emozione, guardo una sala piena al 100%, e per me è un tornare a casa. Io così sto tornando a casa, nella casa dell'arte, della gente, della presenza e della convivialità, che è secondo me la vera natura degli esseri umani. È stato avvistato! Chi? Ma come chi? Ma lui! Lui? Lui! L'uomo dal multiforme ingegno, l'eroe del lungo viaggio che molte genti vide e conobbe, Ulisse! Con le vene spiegate per mare viaggiare, i gabbiani inseguir, con le onde parlare. Dunque, lei lo ha rivisto? Dove? La nostra isola, lui lì al gate degli arrivi. Al gate degli arrivi? Oh signori, se questa notizia venisse confermata, stiamo parlando di un vero e proprio scoop. Il disastro, stesso scoglio d'incendio. Mare, 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 che io voglio. Abbiamo il piacere di avere qui con noi niente meno che la signorina Nausicaa. Ciao! Ciao! Senta, signorina, ma da dove le viene questa passione per Ulisse che la porta qui con noi? Beh, per me vale la regola prima la pratica della grammatica. Quando Ulisse è arrivato come naufrago nella mia isola, l'ho accolto io per prima. Sì, l'ho portato al palazzo di mio padre e lungo la strada lui mi ha raccontato tutto. Come deliziosamente chiacchierina la signorina Nausicaa! Andiamo a presentare la sua antagonista, la seconda concorrente, la professoressa Penelope. Buonasera. Che viene qui da noi, niente meno che dall'Università di Atene. Senta, è un grandissimo onore averla qui, ma lei quante ne sa su Ulisse? Centinaia. Migliaia, milioni. Oggi abbiamo l'opportunità di mostrarvi la testimonianza più forte, la più sconvolgente, la cinepresa. Grazie a un particolare nulla osta delle forze infernali, quella volta varcò insieme ad Ulisse le porte dell'Ade e testimoniò l'inaudito, l'incontro con le ombre, l'incontro con la madre. Ulisse! Ah! Fin dove ti sei spinto? Ulisse! Buonasera, signorina. Buonasera, ciao, ciao. Telemaca. Ciao. Prego, si segga. Ciao, Fra.
Ciao, Cri. Signorina, non sapevamo nemmeno che lei esistesse. E invece eccomi qua. Allora, io parto per cercare papà. Potete seguirmi sui social, Facebook, Instagram, lasciatemi i vostri commenti. Anche tu, Fra, che non li lasci mai. Cioè, scrivetemi, mandatemi le foto, hashtag cercare papà, hashtag chi l'ha visto Ulisse, hashtag il mare è bello. Grazie. Grazie.